cristiani in Cina, una piccola i cristiani in Cina, una piccola minoranza. Quali sono le sfide che vive il cristianesimo e nello specifico il cattolicesimo in Cina? Una minoranza, però stiamo parlando del 10% della popolazione cinese, cioè di 100 milioni di persone. E le sfide sono tante, perché c'è un grande bisogno di spiritualità in questo momento in Cina, al quale bisogna dare una risposta. Allora, l'accordo provvisorio che è stato firmato dalla Santa Sede al governo cinese indubbiamente aiuta ad andare avanti verso una convergenza tra i bisogni della gente, i bisogni che la società cinese sta provando e la capacità di risposta che può dare la Chiesa. Quindi grandi bisogni spirituali che trovano una risposta in Cristo. Qui a tema è il dialogo. Quale dialogo viene percorso e quale dialogo è possibile tra la Chiesa cattolica in Cina e il governo e le altre confessioni? L'accordo che è stato firmato è un accordo di carattere pastorale, quindi non di carattere diplomatico. La cosa importante è capire questo, perché l'obiettivo è quello di far sì che la Chiesa possa svilupparsi in comunione con il Papa, e questo è un obiettivo che è stato raggiunto.